Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Ho pensato di consigliarvi alcuni titoli, o meglio, 5 libri più un bonus, eh, da portare in vacanza. Lo so, ormai siamo oltre la metà di luglio, alcuni di voi saranno sicuramente già partiti. Quindi mi scuso per il ritardo. Però, in ogni caso, ho pensato che eh, la maggior parte degli italiani si muove ad agosto. Io stessa andrò in vacanza ad agosto, e quindi eh, credo di essere ancora in tempo per molti di voi eh, per potervi appunto consigliare qualche bella lettura da portare. In vacanza. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Direi di cominciare con i suggerimenti. Prima di tutto vi dico che i libri che ho pensato hanno due caratteristiche principali. La prima è che il libro deve essere leggero o comunque comodo da portarsi in giro, quindi eh, non vi mostrerò niente come i per esempio, perché insomma sarebbe piuttosto scomodo. Lo so per esperienza, perché io, una volta in vacanza in Grecia mi sono portata it e eh, è stato un peso enorme che ho portato nello zaino per, tutte, per tutta la vacanza, tranne un giorno in cui abbiamo fatto una gita in barca. Io mi ero fotografata alcune pagine del libro per poterle leggere durante il viaggio in barca appunto verso un'altra isola. Però, insomma, questa è proprio un, una situazione estrema che non voglio ripetere, e quindi ho scelto titoli che ho fossero in un formato comodo e inoltre ho scelto qualcosa che fosse mh, leggero anche se con leggero non significa frivolo però qualcosa che eh, non impegni troppo la mente perché obiettivamente siamo impegnati per gran parte dell'anno eh, siamo sempre sotto, sotto pressione siamo sempre stressati la vacanza ci serve anche per rilassarci e quindi ho scelto letture che fossero eh, sì interessanti sì accattivanti ma non troppo pesanti come può essere essere per esempio un saggio o un libro di crescita personale un, un pochino troppo eh, magari articolato perché abbiamo bisogno anche che la nostra mente si rilassi e quando legge eh, si trovi insomma in un momento di pace e di divertimento anche i libri che vi elenco vanno bene per qualsiasi tipo di vacanza che voi andiate al mare, in montagna al lago, in collina o anche semplicemente vi spostiate nella vostra casa in campagna, non importa eh, l'importante è appunto avere una buona compagnia quando siamo nel nostro periodo di relax inoltre ho scelto titoli diversi quindi ho scelto due romanzi un thriller un giallo e un libro che non sia diciamo non fiction credo si possa eh, catalogare così comunque un libro che non è un romanzo è una sorta di libro di crescita personale ma molto adatto secondo me alle nostre vacanze basta le chiacchiere sono finite qui comincio subito con i titoli il primo titolo che vi consiglio è una crociata c'era sui tacchi di Valeria Angela Conti. Questo libro oltretutto è stato pubblicato da una piccola casa editrice, la Book Salad, che ho scovato al Salone del Libro di Torino, quindi può essere anche un'occasione per scoprire una realtà editoriale un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Chiaramente si parla di crociera, quindi ho pensato che fosse l'ideale per le nostre vacanze. E qui la protagonista è una ragazza che è stata lasciata dal fidanzato poco prima del matrimonio e la crociera era appunto il viaggio di nozze una crociera lunga eh, intorno al mondo, quindi insomma un, uno di quei viaggi che non si dimentica e alla fine questa, la nostra protagonista decide di non perdersi eh, quel viaggio che aveva tanto sognato e anzi potrebbe essere proprio questa l'occasione per dimenticare grande, questa grande pena d'amore che le ha dato il fidanzato e quindi decide di partire da sola in crociera, ma questa crociera si rivelerà molto più avventurosa di quanto avrebbe creduto perché c'è qualcuno che misteriosamente entra nelle cabine eh, delle, delle persone rubando i gioielli e lei si trova al centro di questa indagine che si svolge all'interno della, della nave da crociera per riuscire a capire chi sia il ladro misterioso, ci sono tanti personaggi molto simpatici, lei stessa è una protagonista un po' alla, eh, alla come eh, Becky si chiama con la lo shopping? Lei stessa è una protagonista alla quale ci si affeziona perché è molto particolare, un po' una donna nella quale forse ci ritroveremo un po' tutte. Quindi è una bella avventura, però allo stesso tempo una lettura rilassante, eh, una lettura che vi farà volare in crociera in qualunque posto vi troviate in quel momento. Il secondo libro che vi suggerisco è Per ricominciare, guarda tra le pagine di un libro di Ali Berg e Michelle Calus. Questo libro l'ho letto da pochissimo, eh, però mi sembrava giusto inserirlo in in questa lista perché è perfetto per le vostre vacanze anche se poi magari in maniera più approfondita ve ne parlerò in un video dedicato alle letture che ho fatto durante questi mesi estivi comunque qui si parla di una ragazza la protagonista che eh, combina un guaio un, un grosso guaio eh, tanto che fa saltare il matrimonio della sua migliore amica si ritrova quindi improvvisamente sola in colpa per quello che ha fatto eh, non riesce a farsi perdonare dall'amica e quindi decide di trasferirsi in una nuova città e ricominciare da capo la propria vita, quindi con un nuovo lavoro, un nuovo appartamento e così via. Lei è una appassionata di libri, una grandissima lettrice, quindi per voi, anche voi che siete amanti dei libri, sicuramente amerete una protagonista così. E un giorno entra in una libreria dove vendono libri usati e acquista un libro nel quale trova tante note molto molto interessanti e accattivanti, delle frasi meravigliose che sembrano parlare proprio a lei e al suo cuore e quindi lei si mette in testa di riuscire a scoprire chi era il proprietario o la proprietaria di questo libro. Beh, Un giorno lei quasi casualmente incontra un ragazzo che dice di essere proprio il precedente proprietario di quel libro e quindi di aver scritto lui tutte le annotazioni. Da qui ovviamente inizia un'avventura che la porta a conoscere meglio questo ragazzo, a approfondire l'amicizia con un altro ragazzo che è il proprietario di una caffetteria dove lei va ogni giorno, eh, lei inizia un progetto bellissimo legato ai libri eh, che sono poi la sua passione, insomma vediamo come riesce a ricostruire la sua vita in questa città e soprattutto come il libro che ha trovato determini poi alcuni dei, dei passi che farà nei, nei mesi successivi. Secondo me molti di voi adoreranno questo libro e lo divoreranno in vacanza. Passiamo adesso al thriller che vi voglio consigliare, La vacanza ideale o la trappola perfetta di Claire Douglas. Ok, anche qui titolo, La vacanza ideale era perfetto per eh, l'obiettivo di questo video, ovvero consigliarvi libri per le vostre vacanze. In più noterete che questo è in copertina rigida, quindi magari un po' più scomodo da portare in giro, ma non vi preoccupate, io l'ho acquistato che era uscito da poco, adesso eh, esiste in versione economica, quindi lo trovate anche eh, in una versione un pochino più comoda eh, da, da portarsi nello zaino. In questo caso, comunque appunto è un thriller perché abbiamo questa coppia che eh, decide per vari motivi di accettare uno scambio di case, eh, come accade anche in qualche film che insomma si vede anche in televisione. Quindi, questo scambio di case con un'altra famiglia quindi si ritrovano in questa casa enorme, su una scogliera, eh, una casa meravigliosa di persone sicuramente benestanti, per passare dei giorni in pieno relax e senza pensieri in realtà però questa casa sembra nascondere un segreto perché la coppia soprattutto la protagonista si ritrova a notare del qualcuno che guarda fuori dalla finestra e che sembra spiare la casa ci sono rumori sospetti movimenti sospetti e eh, soprattutto una scoperta sconcertante nel momento in cui eh, lei loro due tornano nella propria casa scoprono che in realtà le persone che gliel'avevano gli avevano affittato la loro che per lo scambio in realtà non sono chi dicevano di essere quindi c'è tutto eh, a quel punto si comincia a scavare anche nel passato dei protagonisti e cercare di capire chi è che li sta seguendo e osservando perché questa presenza misteriosa che la donna sentiva nella casa delle vacanze la sente anche poi nel suo appartamento dove è tornata insieme al marito questo è uno di quei libri che vi tiene un po' col fiato sospeso ma che secondo me è molto ben scritto perché effettivamente ha un Finale a sorpresa, eh, qualcosa di inaspettato e geniale, secondo me. Però una scrittura allo stesso tempo veramente molto veloce, quindi si legge rapidamente, i capitoli sono brevi e viene voglia di andare avanti veramente all'infinito, tanto che forse la sera vi ritroverete a far tardi, pur di scoprire chi è che si cela dietro questa figura misteriosa. Un libro che a me è piaciuto tanto e che quindi consiglio anche a voi. Per quanto riguarda invece il giallo che voglio consigliarvi è La donna in gabbia. Questo libro l'ho letto, credo sì, quest'anno, quindi all'inizio dell'anno. So che è un volume un pochino più spesso ecco rispetto agli altri, però vi assicuro che merita perché è uno dei, dei gialli più belli che ho letto negli ultimi tempi. In questo caso abbiamo eh, un detective del quale mi sono innamorata perché è una figura veramente eh, ben delineata, interessante, un personaggio unico molto bello che si ritrova a dirigere una sezione un po' particolare del distretto di polizia ovvero una sezione che si deve dedicare ai casi irrisolti quindi dei casi magari vecchi di qualche anno eh, che sarebbe meglio risolvere anche per la reputazione del distretto di polizia e quindi questo detective si ritrova a indagare sulla scomparsa di una donna impegnata in politica che qualche anno prima insomma era stata evidentemente sembra rapita eh, però poi di lei non si è saputo più niente in realtà poi nel libro noi vediamo che cosa le è successo quindi vediamo che cosa sta accadendo alla donna e mh, al contempo come evolvono le indagini anche questo è un libro geniale, secondo me, una storia super accattivante, una storia a tratti terribile, però io non sono contraria anche a gialli del genere in spiaggia o comunque in vacanza, perché io ho letto Uomini che odiano le donne proprio al mare e l'ho divorato e credo che anche questo faccia il caso vostro. È uno di quei gialli dove non si perde il filo, quindi non è esageratamente impegnativo perché non ci sono due milioni di personaggi, però allo stesso tempo quelli che ci sono ti tengono proprio... In Incollato alle pagine perché hanno una bella psicologia, sono pensati bene e eh, siamo curiosi, insomma, di, di vedere poi alla fine se la vicenda si risolverà oppure no. Veramente molto, molto bello per gli amati dei gialli. Questo fa il caso vostro. Per quanto riguarda il libro di non fiction, quindi il libro io lo definirei di crescita personale che vi consiglio è Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig o Haig, non so come si pronunci, ormai è un autore famosissimo eh, per aver scritto anche, oltre a dei romanzi, anche volumi del genere. E questo, poi, è proprio piccolissimo, guardate il confronto con la mia mano. Quindi è proprio comodissimo da portare in giro e inoltre ha dei capitoli brevissimi, e quindi è. L'ideale anche da, da leggere, sfogliare veramente quando si hanno 5 minuti e si prende un caffè. Non lo so, sulle rive di un lago o in qualsiasi posto vi troviate in vacanza. Eh, questo libro parla appunto del fatto che viviamo una vita un po' eh, leggermente stressante. Non so se ve ne eravate accorti. E quindi, come riuscire a calmare la mente e a dare un po' meno importanza alle piccole cose in modo da potersi godere di più la vita. È un, uno di quei libri che mette buon umore, che fa stare bene. Qualcosa. Che secondo me potrebbe solo aumentare la sensazione di benessere che si prova in vacanza. Questo l'ho letto con grandissimo piacere ancora oggi. Mi ritrovo a ogni tanto leggere qualche pagina perché è sempre di grande ispirazione ed è come una ventata d'aria fresca. Quindi. Se avete voglia di qualcosa di diverso dal solito romanzo, questo fa per voi. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio, il bonus eh, per le vostre vacanze, è Viaggi tra sogni di carta. Il mio romanzo perché io credo che si adatti perfettamente al periodo estivo, perché appunto è un romanzo, quindi qualcosa di non, non troppo impegnativo. Eh, ci sono due grandi protagoniste che eh, vivono la loro storia a anni di distanza e che noi vediamo in contemporanea prima di scoprire eh, come sono legate, diciamo che, che cosa le lega e secondo me insomma è una, una bella avventura. La nostra protagonista in, inoltre è una amante dei libri e della lettura ma ha anche una particolarità, quella di riuscire ad entrare all'interno delle storie che legge se eh, quella, quelle storie la appassionano in maniera particolare. A un certo punto questo suo potere tra virgolette diventa quasi ehm, una trappola perché la protagonista si rende conto di non riuscire, Deborah, non riuscire a, a volte ad uscire da quelle storie, da quei libri, da quei momenti in cui è completamente immersa eh, nel libro che sta leggendo. Anzi, i personaggi cominciano a interagire con lei e lei comincia a vivere delle avventure anche pericolose e questo la spaventa enormemente. Quindi, che cosa dovrà fare? Dovrà smettere di leggere per riuscire a vivere una vita tranquilla oppure sarà impossibile? Inoltre, eh, lei gestisce una libreria e quindi qui ho messo anche tutta la mia esperienza come libraia e una libreria che ha qualche difficoltà a mantenersi in piedi e niente, quindi insomma c'è anche un po' di me, ecco, in questo libro. Eh, chi l'ha letto, insomma, so che ha apprezzato molto la storia, che l'ha letta molto velocemente, quindi eh, è una di quelle letture per l'appunto che magari in una settimana di vacanza riuscite a fare e, e che potrebbe farvi vivere una bella avventura, io mi auguro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e spero di avervi dato qualche buon consiglio per le vostre vacanze. Se ancora non siete partiti siete in tempo eh, per acquistare alcuni di questi libri, trovate tutti i link in descrizione e ovviamente se deciderete di leggerli fatemi sapere che cosa ne pensate. Niente, io vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!